Incontriamo Emiliano Dante e parliamo proprio forse un po' di cinema sociale. E di spazi interrotti, luoghi, questo luogo metafisico ideato da Zadid, che ricerca il rapporto tra spazio e visitatore, riprende, è perfetto per iniziare una chiacchierata con Emiliano Dante, che nel 2016 ha vinto lo Spiraglio Film Festival con il film Habitat, che si occupava proprio di questo, del rapporto tra le persone e i propri spazi. Vorrei iniziare col chiederti una cosa che prende spunto da una vicenda personale, cioè Emiliano, finalmente stai traslocando, stai cambiando casa, stai tornando in centro all'Aquila, è vero? Eh sì, sto per tornare alla mia casa, la casa dove vivevo prima del terremoto, tra poco. È una sensazione molto strana questa, chiaramente. Quindi è un po' strano, come posso dire, raccontare quello che ho fatto in questo periodo tra i vari lockdown. In realtà c'è un problema, una progettualità molto forte è stato per me, perché ho finito un film durante il lockdown, fondamentalmente. Cioè, l'ho già finito di montare. E non riusciamo a farlo uscire perché ci sta fondendo il festival. Cioè, ho un coproduttore che questa volta è un film di finzione, non è come Habitat, o Appennino che abbiamo fatti da voi. C'è un coproduttore serbo che insiste per cercare di presentare un festival che abbia un appeal internazionale, visto che lui non è italiano, ovviamente. Quindi stiamo aspettando, ma nel frattempo si sa se li fanno questi festival, quindi è stato tutto molto angoscioso da parte, perché chiaramente avere un film pronto che non può vedere nessuno è, sai, abbastanza dura per me, però Però ci hai molto incuriosito, a questo punto ci devi dire qualcosa di più di questo progetto, il tuo film di ma finzione. è un film di finzione in cui il protagonista è un artista nella realtà che si chiama Piotr Anzelevich, un artista visivo che recita la parte di una persona che fondamentalmente abbandona la propria vita perché inizia a decidere tutto quanto attraverso la testa o croce, come metodo per risolvere i propri conflitti, per risolvere la propria indeterminatezza, e finisce facendo il mendicante. Noi lo incontriamo in quel momento, quando trova il mio portafoglio a Terni e decide di riportarlo facendo testa o croce. E a quel punto va all'Aquila, si trova in una situazione piuttosto complicata in cui c'è un aspetto mystery e noir, diciamo, piuttosto forte che adesso non vi sto raccontando. Io ricordo distintamente che l'ultima volta che ci siamo parlati, mi dicesti, era durante il primo lockdown, mi dicesti che vivevi una situazione paradossale, anche perché l'Abruzzo in quella fase non era stato toccato dal Covid, o lo era stato toccato pochissimo, la situazione era discreta rispetto a altre parti dell'Italia a livello di emergenza sanitaria. Sembra quasi che in questa seconda metà dell'anno invece i ruoli si siano ribaltati, l'Abruzzo è rimasta l'unica forse regione. Siamo stati gli ultimi arancioni quando tutti erano gialli. Sì, siamo. Sì, chiaramente, cioè, è una ruota. Diciamo. In realtà, devo essere sincero, ho sofferto moltissimo il primo lockdown e molto meno questo secondo. Nel senso, il primo lockdown non ero, per molti aspetti non ero pronto psicologicamente. Questo secondo me lo immaginavo, e comunque, non essendoci stato questo terribile refrain, non uscire di casa, sta a casa, sta a casa, sta a casa, mi sembra tutto più accettabile. Cioè, io non so, portavo questo aspetto un po' da 1984, dalla comunicazione continuamente, instancabilmente monotematica, monodirezionale, insopportabile. Questa volta sarà che non guardo più la televisione, sarà che mi sono un po' abituato, ho trovato dei rimedi, sarà che ho preso un cane che mi fa compagnia. Però insomma la vivo un pochino più seriamente, sarà che me ne vado in centro. Insomma. Il paradosso è che quando me l'ho chiuso dentro io ho smesso di lavorare fondamentalmente, ho ripreso solo quando me l'hanno riaperto, cioè, ho chiuso il film in realtà subito dopo il lockdown, perché durante il lockdown non riuscivo a lavorare. Okay? E potevo farlo, cioè, faccio tutto quanto a casa mia, non c'è nessun problema, audio, qualsiasi cosa è nel mio computer, ma non riuscivo a farlo psicologicamente perché non avevo l'idea di un referente. Okay? Appena mi hanno fatto incrociare due persone per strada, ho visto due occhi, torno a casa, mi sono rinchiuso da solo, cioè, per fare il mio lavoro, ma a quel punto avevo di nuovo l'idea fuori, perché questo è il paradosso della situazione. Mi facevi pensare prima, quando parlavi del fatto che stando da solo,
quando avevi tanto tempo, ma stavi da solo, non lavoravi. Poi, quando era il momento invece di stare, magari di avere meno tempo e stare con le persone, lo sguardo, l'incrocio degli occhi bastava a riaccendere la voglia, no? Mi ha fatto pensare di tornare poi di fatto da soli, ma mi ha fatto pensare a una. Intanto un ponte con l'intervista che facevamo prima di te con Vittorio Lingiardi, che scrive queste piccole recensioni che si chiamano Psycho, mi ha fatto ripensare a una che aveva scritto sulle finestre, la finestra sul cortile, e diceva, dice, quello in fondo è un film che fa pensare perché guardando fuori si guarda dentro. È un po' questo, credo, la chiave, quello che tu cerchi di fare, ma un po' rovesciandola questa situazione, perché i tuoi film almeno mi hanno fatto pensare che tu in realtà guardando dentro fai guardare un po' anche il mondo esterno. La dinamica artistica è sempre questa, cioè è sempre questa, è sempre composta di questi elementi, c'è la parte di scavo, sempre, quasi sempre. C'è una parte di scavo interiore, però finalizzata, non finalizzata allo scavo in quanto tale, ma finalizzata alla comunicazione. Quindi vai dentro, verso di te, per andare verso gli altri. E quando abbiamo pensato appunto chi invitiamo in questa giornata particolare dello Spiraglio, in fondo siamo qui, sembra di stare un po' in un momento di guerra, non facciamo una cosa con il pubblico che sta qui a vedere, ma poi di fatto il pubblico non c'è. Ci sei venuto in mente te proprio perché in questo sguardo dentro non hai mai avuto paura di raccontare il trauma. Sono sempre stato piuttosto orgoglioso dei miei traumi, per certi aspetti, anche quelli più, come posso dire, quelli più difficili da comunicare, perché credo che i traumi in qualche modo ti caratterizzano, finiscano per caratterizzarti, non ti devi identificare con questo, no, però insomma, alla fine sei frutto di tutte quelle cose che ti succedono, i traumi sono cose grosse che ti succedono, non c'ho problemi a raccontarli e, non c'ho, e in qualche modo sento l'esigenza continua di rielaborarli, perché evidentemente più è traumatico un evento è più difficile da elaborare. E l'espressione artistica in questo senso riesce a fare entrambe le cose, riesce a farle elaborare a me all'interno e a comunicarle all'esterno, insomma. Però purtroppo molto spesso traumi privati non sono raccontabili, ecco. E quindi vengono simbolizzati, mettiamo così. Grazie per il tuo tempo, Emiliano. Grazie. Ciao.